Salve a tutti, sono Phoenix Lab. Innanzitutto volevo dirvi di venire a trovarci il nostro forum www.firsteffect.net. Niente, volevo esporvi praticamente il test, diciamo, del programma chiamato FPS Creator. Praticamente in questo programma noi possiamo creare dei videogame sparatutto in 3D. Allora, io ho salvato quindi il nostro test qui, infatti clicchiamo sul file di esecuzione, Tiger Max l'ho chiamato, New Game, clicchiamo su New Game, quindi si gioca con la tastiera e con il mouse, i tasti sono quelli standard per tutti i videogame sparatutto, quindi ho le freccette per esempio della tastiera, il tasto, la barra spaziatrice per saltare, con la rotella del mouse si possono cambiare, oppure con i numeri si possono cambiare le armi. Abbiamo vari tipi di armi, personaggi che possiamo inserire, luci, suoni, videoclip e così via. Ecco, niente, ora andremo a vedere il nostro test. Aspettiamo che carica. Ecco qui. Qua c'è il nostro videogioco. Abbiamo vari tipi di armi, possiamo mettere anche le armi da cecchino, bazooka e tutto il resto. Bombe a mano. Possiamo prendere le armi degli altri. Lancia granate. Possiamo prendere, cioè inserire degli alimentatori di energia. Infatti in alto a sinistra abbiamo health, che è l'energia, lives sono le vite, in alto a destra poi degli oggetti, per esempio interruttori di luce. Quest'arma, abbiamo quest'arma qui, la pistola, ecco qui. R per ricaricare, C per abbassarsi, barra per saltare, poi Q ed E per diciamo dire, accostarsi, diciamo dire, sbirciare, diciamo, da un angolo. Ecco, infatti è qui. Ecco, health. Ora, checkpoint l'ho messo qui, infatti dove ho arrivato. Mettiamo quest'arma. La pistola. Sono finiti i proiettili. Ecco qui. E questo è tutto, questo è un test, quindi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, ciao da Phoenix Lab.